Buongiorno bambini, come state? Spero bene. Oggi vorrei raccontarvi la storia della Pasqua. Sì, perché la Pasqua è una storia da raccontare. Cominciamo da domenica prossima. Domenica prossima si chiama Domenica delle Palme, perché? Guardiamo questa immagine. Questa immagine si chiama icona, è una parola che deriva dal greco e significa immagine. Cosa ritrae? Ritrae l'entrata di Gesù a Gerusalemme. Gesù, dopo aver camminato il lungo e il largo, dopo aver compiuto miracoli e dato tanti insegnamenti, decide con i suoi discepoli di entrare nella città di Gerusalemme, una città della Palestina. Decide di entrarvi però in groppa ad un asino. La gente, che ha saputo di lui, lo aspetta con festa, con gioia, perché pensa che Gesù sia un liberatore, il Salvatore. In quel periodo la Palestina era dominata dall'impero romano e le persone pensavano che Gesù li volesse liberare dagli stranieri, dall'impero romano. Gesù è un re, è un salvatore, ma entra in segno di pace e non in segno di guerra. Entra in groppa ad un asinello e avanti. Guardiamo l'immagine. Al centro della scena c'è Gesù che si rivolge verso i suoi discepoli. In alto, nell'icona, ci sono dei personaggi che stanno cogliendo delle palme da un albero, perché serviranno proprio per accogliere Gesù in segno di festa. In basso ci sono dei personaggi che stendono i mantelli al cammino di Gesù e hanno anche loro tra le mani delle palme che agitano in modo di festa. Anche i cristiani, la Domenica delle Palme, vanno in chiesa e portano delle palme, appunto, o anche l'ulivo, dei rami d'ulivo, sono segni di pace. L'ulivo, che è segno di pace, ci ricorda anche la storia di Noè, dell'arca e del diluvio. Noè, infatti, fece uscire la colomba dall'arca e la colomba tornò a lui la sera. Aveva nel becco una tenera foglia di ulivo e Noè capì che le acque si stavano ritirando, gli alberi e le terre stavano emergendo. Quindi il cielo e la terra avevano fatto di nuovo pace. Vorrei però farvi vedere un'altra immagine, questa volta non è un'icona, è un affresco, cioè un dipinto sulle pareti. Questo dipinto, che raffigura sempre l'entrata di Gesù a Gerusalemme, è stato realizzato da Giotto, un pittore famosissimo sia nella sua epoca che tuttora, perché di lui ci rimangono tantissime, tantissime opere sull'Antico Testamento e sulle storie del Nuovo Testamento. Pensate, nell'epoca di Giotto molte persone non sapevano né leggere e né scrivere e i suoi dipinti aiutavano le persone a conoscere le storie, anche senza leggerle dai libri. Giotto è anche famosissimo perché è stato capace di dipingere un cerchio perfetto a mano libera. Adesso vorrei farvi vedere la storia di Giotto, un bambino di nome Giotto. Thank you.
è il mio ramoscello di pace per voi e vi auguro buona Domenica delle Palme. E mi raccomando, la storia della Pasqua continua. Ciao, a presto dalla maestra Rita.